L'Atalanta finisce il 2000 così come lo aveva iniziato, con una sconfitta. Il nuovo millennio è iniziato con il KO di Fermo e si conclude con la battuta d'arresto subita al Comunale ad opera dell'Inter. Per un'ora Carrera e compagni impartiscono una lezione di calcio agli uomini di Tardelli, ma pagano gli errori di mira e i giornali titolano «L'Atalanta più bella resta un'incompiuta». Gli atalantini sbagliano parecchie occasioni, non sbaglia invece Seedorf il gol del vantaggio che alla fine risulterà essere il gol del successo per la squadra milanese, ormai da troppe stagioni alla ricerca di un'identità. Il gol di Seedorf è viziato da un fallo di mano commesso da Vieri e non rilevato né dall'arbitro né dal guardalinea. L'Atalanta comunque il suo gol avrebbe anche segnato con Ventola, ma farina non convalida su segnalazione del guardalinea, sin troppo fiscale e pignolo. Ci sarebbe da segnalare anche la mancata espulsione di Brocchi, già ammonito. L'arbitro, per il fallo su Donati, estrae invece il giallo a Di Biagio. I bergamaschi, a differenza di altri, sono troppo signori e superiori per recriminare. L'Atalanta, comunque, dopo aver subito il gol, fatica a reagire e così finisce questo suo splendido 2000 con una sconfitta immeritata, ma purtroppo sempre una sconfitta che comunque nulla toglie a quanto di importante ha messo.